coccodrilli, solita storia, nonno al bagno. Fa! 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 Lunedì, super inizio settimana, la Cristoteca, tutti presenti. C'è anche Padre Spio. Il parastinco di Sant'Ubaldo, che me l'avete chiesto in tanti. Dov'è? Qua. Eccolo, parastinco. Tutti, loro sono sempre presenti, tutti i giorni, ragazzi, eh? La potete trovare qua. Cristoteca. No. Vabbè, anche stamattina. Sta pieno, ragazzi. Sta pieno, proprio pieno, pieno. Una domanda, secondo voi oggi mi devo ritrasformare in un cantante? Chiedo, lascio un sondaggio a voi, sì o no, perché può darsi che uno si trasforma, capito, in un cantante. Sta moda, no? Fai la doccia caldina, tutto per bene, tiepido, dopo dice per 2 minuti sta sotto l'acqua fredda, caputtacci tua, ma stacci tu sotto l'acqua fredda. Eccolo! Eccolo, un tetto de cazzo! Eccolo! Dov'è? Oh! Oh no! Dov'è? Oh! Dov'è? Oh no! Dov'è? Oh! Affanculo! Oh! Federico, lasciami fare! Che stai a fa? Nel vede? Ma che stai a fa? Con una sega! A mano? Sì. Oh! Sì. Che stai a fa? Oh! Oh no! Scusa, eh! Ma come che è? Ma sei uno stronzo, te lo ordino un'altra volta? Sì. Ma te da gusto che ti dico che sei stronzo? Ragazzi, alle 13 posterò un reel, tra l'altro sono anche sporco e dentifricio, ma bella la diretta. Anna Maria, vai. Vai, brava, così. Vai. Vai, a fanculo. No, senti che parole. Vai, apri l'occhio. Una e una. Una. Manca che gappato. Una. Dammo uno sguardo anche al cincillà. Levati! Testa di cazzo! Anche il cincillà. Mannaggia la testa! Da via! Era un calacatore. E questo sta a fare gara! N'ha sentito? Tu senti, no? Disgraziato! No! Oh no! Nonno! Nonno! Oh no! Nonno! Oh no! E smettila, rompico io! Vieni vicino a me! Ah! Oh! E come non me ne voglio, invece! 50 grammi di pasta? E quant'è? No, sono 50. No, dimmi quant'è? Sono 50 o no? Perché ne manca? Nemmeno 50, no. Manco 50. No. Meno. Sì. Ultimi 2 giorni per chi vuole venire a mangiare qua. Swipe. Acquistate il brano su iTunes, sta pieno, e mandatemi lo screen con il paese da dove venite, quindi coccodrilli, eccoci qua col bavaglino. Oggi siamo dal dottor Rossi. Eccoci qua, Edo. Come va? Bene, tutto bene. Oggi che andremo a fare un trattamento veramente esclusivo, ragazzi. Esatto, andremo a fare un'analisi con l'elettromiografia mandibolare per valutare le forze di masticazione. Quindi elettromiografia mandibolare. Elettromiografia mandibolare. Andiamo a vedere. Qua guardate cosa mi ha messo il dottore. Che cos'è, Edo? Abbiamo applicato dei sensori ai muscoli, sì, masticatori. Adesso con piccoli movimenti andremo a calibrare la masticazione e vedremo tutto là. Appena finito il test lascio la parola al dottore. Sì, ragazzi, se avete problemi di cefalea, problemi di mal di schiena, se avete tensione a livello cervicale e tante altre problematiche, questa è indicata per voi. Quindi, ragazzi, venite qua e provate. E esatto. Vedete se... Anche perché soprattutto è totalmente indolore. È vero, non ha fatto niente. Quindi, bye bye. No. Vabbè.
sta pieno. Pa 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 pa. Nonno Faustino, vieni qui con me. E anche io, quando sono nel traffico, ascolto sta pieno di Carletto Live. Faustino, vieni qui con me. C'è il pelo nero che più nero non c'è. Tutti al Rosario. Tutti al Rosario. Tutti al Rosario. No. Tutti al Rosario. Chi è? È arrivato Adamo. Oh, no. E le botte. Ha passato e sparano. Sei tu, sei. Abbassa il cicci là che sparano. Levate scemo. Abbassa il cicci là. Levate scemo. Ma non ti diverti con la lente. Forza! Feltrinelli almeno possono fare. Può essere. Ma un po' controlla la pressione del cincillà. Ah, controlla. Controlla la pressione. Controlla la pressione. Sta sparando a nuovo. Sta. Io sparo. Chi è? Chi è? Io so. Raga, il teatro all'aperto. Ma c'è stata una separazione qua della, tra panchina coperta e panchina no, scoperta. Perché tirava il vento, sentiva freddo. E allora. Perché di là chi c'è? C'è l'altra truppa. Ah, c'è Sgarbi, Venditti, sì, Boldi. Dico a tutti quelli che ci seguono da Roma. Chi è lui? Il. Lui è il bello di Roma! Bello di Roma! Tonello Venditti, eccolo. E quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita. Che fanta. È Antonello, Antonello. È Antonello Venditti, eccolo. È diventato anche sordo. È sparato. Che fa? Regalate una macchina a Filiberto che. Guarda che boxer. C'è nessuno che mi regala la macchina. Guarda. Che boxer. Ma perché la vuole comprare sto? Piace non la compra, che c'ho delle niente soldi. Niente. No, la vuole. Robert Downey Jr. Eccolo. Eccolo. Robert Downey Jr. Eccolo qui. Oh no, nonno. Nonno. Hai visto chi c'è? Robert Downey Jr. Ma chi è? Sta arrivando il pullman, ma... C'è andata a Foligno? Panchina per il pullman dove la gente sta a sedere e non sale sul pullman, eccola, guardate che vagabondi, eccoli ve, eccoli ve, va. Un lunedì molto ma molto tranquillo e niente, adesso andiamo sotto a mangiare. Oddio, che è successo? Oddio, ancora no! Sì, sono cantante! Sono cantante! No! Io
non c'entro niente, non mi credete. E là come fai a saperlo? Io ne ho vista una gelata, non te la credete. Come hai fatto a saperlo? Un'altra volta. Sì. Perché? Perché non sciapo un po'. Ma... ognuno mangia come cazzo, fa, o no? Ma ti fa male, no? E per me sì, sì, fa male. Fa male il sale. Beh, fa niente. Fammi dormire con te. Ma vaffanculo, va! Dov'è? L'ho pisciato! Perché? Perché? Perché vai a pisciare? Oh, oh no? Ride, guarda come ride. No! Forza Ignazio! Porta sto cazzo che sente in bel po'. No, vabbè, ma intanto che facciamo? Lo sosteniamo anche da casa, vero? Un pennellino, no, ti fa un pennello. Bello, te dico io! Ma possibile! Se vedete la cosa, te sempre arrompi il pennello! Ma smettila di falsare! Il pennellino! Mannaggia! No, c'è tutto il VAR, guarda, c'è il VAR che ti controlla, c'è anche Padre Spio, guardate, dove sta? Si confonde tra la cristoteca. Lì sto guardando le mail per selezionare chi verrà a pranzo da noi, manca solo un giorno, poi chiuderò tutto. Vi ricordo, mandate la mail dell'acquisto della canzone su iTunes o su qualsiasi altra piattaforma. Sta pieno, carlettolife@gmail.com, con scritto anche da dove venite e magari anche un bel messaggio, così sto leggendo tanti bei messaggi, grazie mille. Fate swipe se volete partecipare al contest. Ora provo a dormire, anche se devo essere sincero, ultimamente dormo veramente poco perché sono super elettrico, voglio subito che è il giorno dopo, non vorrei dormire. Boh. È un bene, perché sto proprio a palla. E... bellissimo periodo, grazie mille che ci siete sempre, io sempre qua a fare le mie solite cavolate e niente, ci divertiamo insieme, perché ricordatevi, il primo che si diverte sono io, perché per primo le cose le faccio, le penso, io solo al pensiero dei prossimi due scherzi. Adesso venerdì uscirà il backstage e poi Carletto si rimette in moto alla grande, raga, ve lo prometto. Buonanotte, voglio bene.